Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Oggi vi ho portato la guida al platino di Lizard Lady vs. The Cats Platinum Edition. È un titolo action del team The Voice Games disponibile sul PlayStation Store a 49 centesimi. Non è esattamente un gioco facile da platinare, servirà un po' di abilità per completare i livelli del gioco senza subire mai un colpo. E in un'unica run, quindi non sarà nemmeno sufficiente uscire e rientrare in caso di errore perché non varrà per il trofeo. Quindi bisognerà completare i primi livelli senza mai subire un danno. Non è così difficile come potrebbe sembrare, però richiede un po' di abilità e di tentativi per memorizzare il comportamento dei nemici. Inoltre, una volta completata la prima parte del gioco, dovremo ultimare questi tre livelli Nightmare e accumulare 100 punti in ognuno di essi. I punti si ottengono eliminando un nemico, ogni nemico lascerà un punto e quindi bisognerà sopravvivere alle varie ondate dei nemici e sconfiggere almeno 100 nemici in ogni modalità. Inoltre c'è un trofeo che richiede di accumulare almeno 1000 punti cumulativi per fortuna, quindi tra tutti e tre i livelli bisognerà accumulare 1000 punti di uccisioni. Prima di iniziare con il gioco vorrei precisare una cosa molto importante. Sullo store esiste anche la versione base di questo gioco che non ha il platino, quindi fate attenzione quando state per comprare e scaricare il gioco perché esiste anche la versione che è stata sullo store fino a pochi mesi fa, base, che si chiama semplicemente Lizard Lady vs. The Cats. E quella versione non ha il platino, costa comunque 49 centesimi, ma non ha assolutamente il platino. Quindi, se vi interessa questo gioco, scaricate la versione Lizard Lady vs. The Cats Platinum Edition. E quindi, scaricherete questa qui aggiornata con il platino. Il menu iniziale ci mostra esattamente i comandi del gioco, sono abbastanza semplici, ma il comando che più di tutti è utilissimo per mirare anche da lontano i nemici è il pulsante L2. In questo gioco L2 è il vostro più grande amico perché mirerete in automatico i nemici e vi aiuterà di tanto, vi semplificherà di tanto la vita quando ci sono più nemici a schermo. E poi rotoliamo con il pulsante cerchio per evitare un colpo, la X per saltare, spariamo con R2 e con lo stick analogico sinistro ci muoviamo e con il destro spostiamo la visuale. Finite le premesse, iniziamo il gioco. Vi invito come sempre a lasciare un like al video, un commento con le vostre impressioni, condividete anche il video per supportarci e se vi interessano altre guide al platino ne trovate moltissime sul nostro canale, sia nella home page e anche nel link alla playlist completa che vi lascio in descrizione. Quindi, iniziamo! A quanto pare questi banditi gatto l'hanno combinata grossa e il nostro eroe qui, la nostra eroina, non li perdonerà. Quindi iniziamo la nostra caccia. In alto a sinistra vediamo i nostri punti vita e sotto la barra energetica che mostra quanti colpi possiamo sparare. È importante non subire nessun colpo, quindi state attenti, tenetevi il più possibile a distanza dai nemici. E quindi dovreste essere tranquilli. Adesso facciamo ricaricare un attimo la barra dell'energia. La nostra barra vita e quella dell'energia sono sempre diciamo allineate, quindi in caso di errore dovreste accorgervene perché la barra della vita verde sarà leggermente più corta di quella blu dell'energia. Quindi prima di completare il livello verificate di non essere stati colpiti. I nemici all'inizio richiederanno uno o due colpi per essere sconfitti, poi però troveremo anche dei nemici più ostici. Secondo livello,
Ecco che arrivano questi disgraziati qua all'inizio, quindi state abbastanza fermi per attendere le ondate. Ci hanno sparato immediatamente. Ecco il portone che si è aperto, vediamo se anche in questo caso non abbiamo subito danni. Ecco, nel terzo livello dovremmo uscire subito da, diciamo, la nicchia dove ci siamo riparati. Fate attenzione a tutti questi nemici che vi spareranno da lontano. Tenete per ultimo questo qui rosso, che è uno dei nemici con più punti vita. Prossimo livello, attenzione perché saremo attaccati immediatamente. Ok, rifiatiamo un attimo, facciamo ricaricare l'arma. Alla fine di ogni livello, diciamo, completato correttamente senza subire danni, non si vedrà il trofeo, però nel livello successivo, una volta iniziato, sì, quindi verificate questa cosa qua. Facciamo avanzare i nemici un po' per volta, anche questa è un'altra tattica, diciamo buona, fare avanzare un po' di nemici alla volta. Quindi avanzate un po', li fate aggirare. E poi tornate indietro trovando un punto sicuro, magari dietro un muro. Adesso qui fate attenzione perché c'è il nemico con tanti punti vita e poi inizieranno ad arrivare anche questi mastini. Aspettate un attimino, prendetevi il tempo perché adesso ne arriveranno altri. Adesso avanziamo un po' e poi torno indietro. Questa era una prima ondata, adesso avanzando e tornando indietro ne troveremo altri. Ok, vediamo se anche in questo caso ce l'abbiamo fatta. Dopo questo inizierà l'ultimo livello un po' più difficile, una sorta di labirinto in cui saremo attaccati, diciamo, da molti nemici. In quel livello lì il mio consiglio è di non saltare mai, perché comunque le pareti non sono tanto alte, quindi saltando rischieremo soltanto di farci vedere da altri nemici e quindi ce li porteremo a spasso e quindi il rischio di subire un colpo anche di striscio è molto elevato. Allora, siamo riusciti a sopravvivere alla prima ondata, quindi non vi allontanate troppo da questa prima parte. Questi sono gli uomini gatto più resistenti. Gestiamoceli con calma. L'importante è non saltare, come vi ho detto, perché altrimenti faremo attivare anche gli altri nemici delle zone vicine. Sì, ce ne sono alcuni. Facciamo con calma. Sono parecchi, stavano arrivando in gruppo.
Ottimo. Adesso iniziamo a farci un giro in tutta l'area, diciamo sezione per sezione, con calma, ripuliamo tutto. Adesso diciamo la parte peggiore è passata perché era questa prima ondata che mi preoccupava. E adesso quindi pian piano controlliamo da lontano i nemici. Ecco qui ci sono quei nemici lì in alto. Vediamo se li abbiamo sistemati tutti quanti. Ce n'è ancora uno lì. Perfetto, l'abbiamo preso. Su quei muri lì ce ne sono tre, quindi secondo me conviene eliminarli da qua per, diciamo, avere meno problemi quando si passerà dopo in quella zona. Anche qui c'era un altro cecchino. Arriva un mastino. Qui c'è il nemico rosso. Dovrebbe mancarne solo uno. Ottimo. Controlliamo sempre di avere tutti quanti i punti vita, siamo a posto. Ecco che arriva un mastino. Sì, piuttosto è meglio rotolare qui invece che saltare. Saltare è altamente sconsigliato. Qui abbiamo finito. Dovrebbe esserci ancora qualcuno qua dietro, attenzione. E anche qui abbiamo ripulito l'area. C'è un cecchino. Sì, alcuni fanno partire immediatamente un colpo non appena ci vedono, altri invece aspettano un pochino per attaccare. Aspettiamo un attimo, facciamo il giro. Anche qui sembra tutto ripulito e non c'è nessuno, perfetto. Torniamo indietro, dovremmo aver finito perché gli altri nemici più ostici li abbiamo battuti all'inizio, altrimenti li avremmo trovati da queste parti. Manca ancora qualcuno, eccoli. Ne mancava uno forse. Sì, adesso si è aperto. Vediamo solo se la nostra barra vitale è piena. Benissimo, quindi abbiamo completato tutti i livelli senza subire danni, tutti quanti in sequenza, e a questo punto si sbloccherà sia il trofeo per la fine del livello e anche il trofeo invincibile per non aver mai subito un colpo consecutivamente in tutti i livelli. Benissimo, possiamo anche tornare al menu principale e iniziare questa volta la modalità Lizard Lady vs Herself. Tre modalità Nightmare come anticipato prima, partiamo dalla modalità 1. Qui arriveranno delle ondate infinite di nemici e dovremo semplicemente resistere il più possibile. Ogni nemico dà un punto ogni volta che lo uccidiamo. E dovremo accumulare almeno 100 punti in questa modalità e come detto anche 1000 punti cumulativi tra tutte le modalità. Percorrendo il corridoio iniziale vi troverete poi in questa diciamo nicchia con le spalle al muro. Secondo me è l'ideale fermarsi qui e usare questo punto qui davanti a noi come diciamo come punto di esecuzione per eliminare tutti quanti i nemici. In questo caso possiamo anche subire danni, non c'è problema. E però dovremo resistere per
accumulare almeno 100 punti. Con questo sistema che vi ho fatto vedere è piuttosto facile, perché è un po' come la battaglia dei 300 che hanno sconfitto i persiani utilizzando una strategia simile. Quindi con questo sistema avete davvero poche possibilità di essere colpiti, perché i nemici arriveranno uno o due alla volta e quindi li dovreste riuscire a sconfiggere molto facilmente. Basta ottenere 100 uccisioni per finire, diciamo, correttamente questa modalità e sbloccare il trofeo. Però siccome ci servono anche 1000 punti cumulativi, mi sfrutterò questa possibilità e accumulerò 1000 uccisioni già qui. Poi il trofeo si sbloccherà completando tutte e tre le modalità, però almeno non dovremo stare a ripetere tante volte le prossime modalità Nightmare, e magari arriveremo insieme fino ai 100 punti. E poi, per non rendere il video troppo noioso, velocizzerò la parte in cui accumulo 1000 uccisioni da questo punto, perché mi rendo conto che comunque rimanere qui per 10 minuti potrebbe essere noioso da vedere. Quindi o velocizzerò o comunque taglierò fino a quando vi farò vedere che ho accumulato 1000 punti di uccisioni. Ecco, i nostri 100 punti sono quindi più che sufficienti per sbloccare il trofeo. A questo punto potreste anche decidere di farvi uccidere, perché è l'unico modo per completare la modalità, e tra l'altro con la nostra prima morte si sbloccherà un altro trofeo, quindi serve anche morire una prima volta. Però, come detto, aspetterò di accumulare 1000 punti. Allora, riprendiamo da questo punto. Siamo quasi arrivati a 1000 uccisioni. Come avete visto, non ho subito neanche un danno, è solo una questione di tempo e avere un po' di pazienza. Dietro questo muro siamo davvero al sicuro, bisogna schivare solo ogni tanto i colpi energetici che le nostre copie malvagie ci spareranno. Abbiamo già raggiunto i 1000 punti necessari, quindi adesso avanzerò ancora un pochino e poi mi farò eliminare, diciamo, per completare questa modalità. Guardate quante erano qua le nostre copie. Il problema è che allontanandoci anche da questo punto spawneranno anche dei nemici dal punto che prima era sicuro, quindi conviene non lasciarlo mai. Magari arriviamo a 1100 giusto per sicurezza. Ancora 4. Basta, possiamo anche morire. Facciamoci eliminare, così sbloccheremo anche un altro trofeo. Allora, Lizard Down, per essere stati eliminati la prima volta. Abbiamo ottenuto anche il trofeo Easy Score, quindi abbiamo fatto i 100 punti per questa prima modalità Nightmare. Adesso possiamo uscire e dovremo fare la modalità Nightmare 2 e 3 accumulando almeno 100 punti in ognuna di esse, e poi si sbloccheranno gli ultimi trofei. Allora, questa è la parte che potrebbe dare qualche problema in più, visto che c'è il danno da cadute, quindi potremo anche venire uccisi semplicemente cadendo. Allora, il mio consiglio è di piazzarvi in questa posizione qua.
Adesso sono caduto e sono morto, però ho ottenuto comunque il punteggio Nightmare perché tra tutte e tre le modalità abbiamo ottenuto 1000 punti. Comunque, secondo me, se vi mettete qui e state attenti a non cadere come ho fatto io prima, dovreste essere abbastanza tranquilli perché i nemici spawneranno più che altro da lontano e dal basso, quindi li potrete tenere, diciamo, a distanza e controllarli, quindi avendo anche questo punto qui come riparo. Come ho detto, adesso inizieranno a spawnare più che altro da lontano, quindi arriveranno per lo più dal basso e potrete utilizzare questo riparo qui appunto per non farvi colpire. L'importante adesso è resistere per 100 uccisioni. Mettetevi qui sotto questo rialzo, diciamo, e cercate di rimanere qui il più possibile per evitare i colpi. I nemici pian piano arriveranno, ma voi avrete comunque questo punto di riparo. Quindi quando poi saranno un po' più vicini, potrete eliminarli con calma. Ogni tanto guardatevi anche in alto perché potrebbero arrivare anche dalla parte alta, ma per lo più arriveranno dal basso. State attenti più che altro anche a non fare un passo indietro come ho fatto io prima. E adesso bisogna solo resistere fino ad accumulare almeno 100 punti. Fate più che altro destra-sinistra o sinistra-destra per rimanere qui protetti. Non fate accumulare troppi nemici, quindi ogni tanto sgrossate il gruppo. Pian piano stiamo procedendo. Sì, qui come avete visto, oltre ai nemici classici, uno dei problemi è dato proprio dalle pedane, quindi dove c'è l'arena da combattimento, perché c'è il danno da caduta, che è fatale. Abbiamo già sbloccato comunque il trofeo Nightmare Mode perché nella prima partita, nella prima modalità Nightmare, ho accumulato già più di 1000 uccisioni, quindi anche se sono caduto, l'ho sbloccato subito. Adesso resistiamo ancora un pochino, dobbiamo arrivare solo a 100 uccisioni. Per lo più arriveranno dal basso, però per scrupolo ho dato un'occhiata anche nella parte alta, se dovessero arrivare dall'alto siamo un po' più vulnerabili, però ho provato più volte questo sistema e per lo più arrivano dalla parte bassa. Adesso cominciano a essere un po' troppi. Ci mancano solo 4 uccisioni. Anche perché stando sempre qui, come vedete, loro mirano nel punto esatto in cui siamo posizionati, quindi dovremmo riuscire a resistere a tutti i colpi. Abbiamo già superato i 100, quindi ci siamo anche per questo trofeo. Ok, basta, non mi farò uccidere da loro. Ecco quindi il nostro secondo trofeo per la modalità Nightmare. Adesso manca all'appello soltanto l'ultimo scenario Nightmare 3.
E anche in questo caso dovremo semplicemente ottenere 100 punti. Il mio consiglio in questa modalità è di non stare mai fermi. State sempre in movimento e soprattutto saltate perché le altre nostre copie malvagie ci spareranno anche da lontano. Quindi cerchiamo di eludere un pochino i loro attacchi allontanandoci. Ci vorrà magari qualche momento in più per accumulare i 100 punti, però secondo me questo è il sistema più sicuro. Ogni tanto guardatevi intorno. Come vedete ci sono dei colpi casuali che potrebbero colpirci, però allontaniamoci. Qui invece il salto è il nostro amico. Come vedete, saltando un po' a caso come sto facendo io, è anche difficile farsi colpire, quindi è abbastanza sicuro come sistema. Allontaniamoci un po' dalle pallottole, però. Ah sì, ogni tanto c'è, non so, quel glitch lì con la nostra copia che rimane lì impressa sullo schermo e eviterà tutti i colpi, quindi allontaniamoci semplicemente quando la vediamo. Non so, è dotata di poteri straordinari. Anche quello, vabbè, lasciamo stare, magari è qualche piccolo bug del gioco comunque. Niente di così preoccupante, insomma. Sì, non state a perdere tempo quando vedete la copia che evita tutti i colpi perché altrimenti sprecherete tutti i proiettili. Wow. Allontaniamoci un po', va? Non manca molto, solo 16. Nove. Sei. Cinque. Ah, un colpo di striscio. 2. L'ultimo. Dove sei? 100. Adesso magari ne elimino ancora uno, due, giusto per stare tranquilli. E
E ci siamo. Possiamo anche concludere. Benissimo ragazzi, quindi abbiamo completato anche Lizard Lady vs. The Cats Platinum Edition. Abbiamo completato tutte quante le modalità di questo gioco e sbloccato tutti quanti i trofei. Io mi fermo qui con questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!